Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un altro dei set particolarissimi del crogiolo. Oggi infatti andremo ad utilizzare la combo Affari Sporchi, Stivali della Luna Fazione e Pozza Amplificativa. Questa combo non l'ho provata ancora, però teoricamente sulla carta dovrebbe essere abbastanza forte, perché l'Affari Sporchi, per chi non lo sapesse, è una specie di mitragliino gigantesco che una volta che spariamo, più tempo spariamo, più aumenta la cadenza di fuoco. I Stivali della Luna Fazione ci ricaricano automaticamente i colpi, considerando che ha un caricatore di 99 colpi, ma se non sbaglio dovrebbero essere 1000 con tutto quello che ci dà. Abbiamo tipo proiettili infiniti che vengono pure aumentati dalla pozza amplificativa e che quindi dovrebbero fare veramente veramente malissimo. Il problema è che come al solito non ho le modifiche per farmi spawnare la pozza più velocemente. Ho solamente un po' di roba, no, in realtà ce n'ho un paio se non sbaglio di modifiche per la pozza. Vedremo poi, comunque al massimo vedrete qualche clip staccato di loro. Comunque detto questo, vediamoci subito in partita. Ok, siamo in Pacifica, non so come possa essere come mappa sinceramente. E tra l'altro sto accompagnando la fase spocchia con lo Zenith come te, perché sto ancora con il set. Aspettate. Niente, mi hanno ucciso con la granata sciamante. E il danno, ragazzi, mi sembra basso comunque. Era sulla pozza amplificativa, ma il danno era comunque bassino, se non sbaglio. Vediamo se riesco a correre. No, si è chiusa prima. No, ok, il danno è buono. Il danno è di... Porca miseria, non ho lo stregone. Ed uno il cacciatore. Il danno, dicevo, di base è di 17 e aumenta a 25. Quindi uccide in 8 colpi, che vuol dire che ha già ucciso e non era la cadenza massima. Un'arma, ragazzi, che non abbiamo mai portato sul canale, devo dire. Però è un'arma veramente divertentissima da utilizzare, ve la consiglio. Non farete magari le peggio kill, anche se in realtà ci si fanno dei buoni punteggi, basta concentrarsi un attimino. Ora, quasi di nuovo la pozza, io direi di andare lì su gli pesanti per fare un po' di danni. E ce la mettiamo qua. Se faccio così teoricamente dovrebbe continuare a spararmi con le munizioni aumentate. Il problema è che non mi arriva nessuno. Niente, è finita la pozza. Non siamo riusciti a fare chissà che cosa adesso. Cerchiamo di fare un attimino meglio la prossima. No, comunque il danno non ho capito quanto sia, perché fa un po' come gli pare. È una combo un po' difficiletta da utilizzare. Sarebbe bello da fare con qualcosa che aumenti la durata della pozza, anche se non so se esiste. Cioè, una cosa che non sia un pezzo esotico, ovviamente, perché altrimenti... Senza la luna fazione ci facciamo poco. Eccole. Allora, fermi un po' qua. Questo muore, esce da qua. Dai, però, guarda, scompaiono tutti appena tiro fuori la pozza, su. Che sfiga. Ok, ho la pozza, riuscirò a trovare qualcuno? Perché il problema è che non è una cosa come la sturma, che comunque potevamo usarla bene o male ovunque. Qui va usata solamente da lunghissime distanze. Eccolo. Vabbè, mi sciolgono. Mi hanno comunque sciolto. Perché la pozza è una cosa che va fatta nel tempo. Quindi forse converrebbe farla con la pozza amplificativa, con la pozza curativa, che magari fa un po' meno danno, però. Boh, non saprei, ragazzi. Va un attimo perfezionata. Proviamo a metterlo con la pozza curativa, perché con la pozza amplificativa non si riesce a vincere il gunfight. Quindi probabilmente con la curativa, avendo più vita, riusciamo a fare qualcosa in più. Perché in realtà io ho l'impulso di non tenere premuto di continuo il tasto, perché prima o poi finiscono comunque i colpi. Quindi proviamo adesso a utilizzare la fonte curativa, così al massimo quel breve lasso di tempo in cui devo caricare i colpi Non mi fa troppi problemi, insomma. Ok, Vostok, nel frattempo mi è venuto in mente il setup definitivo, ovvero con l'anima d'arco, che dovrebbe fare teoricamente ancora più danno. Ora, ho paura di fare un fail allucinante, ma l'anima d'arco vale anche sulla fonte amplificativa. Vediamo. Sì, ok, vale anche sulla fonte amplificativa, ma c'è la pozza. Vediamo se conquistandoci arriva qualche birbantello. Ecco, appunto. Devo mettere anche qua la... Ecco, che cavolo che la metto qua. Mettiamola qua, vediamo. Uscite?
Io lo smetto di sparare, tanto non è un problema per me. Non è assolutamente un problema per me. A una certa finirò i colpi, non mi interessa. Niente, niente, sono arrivati tardi. Quello non l'avevo visto. Il problema è che non escono, sentono i colpi martellanti del cavolo di affari sporchi. Quindi non tirano fuori le loro testoline. Aia. Vediamo. Dove cavolo sono? Ma perché sono ovunque? È tutto rosso il radar, tutto. Niente, il team shot vince comunque. Allora mettiamo una curativa, dai, proviamo con la curativa. Perché tanto mi shottano comunque. Pozza, sì, c'è pozza. Andiamo un po' a vedere dove possiamo usare pozza. Lì c'è tipo. Tipo va a prendere pesanti. E io se uso pozza qua la spreco. Infatti. Proviamo qua, dai, proviamo qua che c'è ancora il tipo, sì. Però sono due tipi, sono sempre in due. No, ragazzi, non si riesce a fare. Il problema è che ci shottano prima. Con l'affari sporchi bisogna un attimo prendere la mira, perché altrimenti non si riesce a fare niente. In quell'attimo fanno tempo a shottarci. Qui vedo tante persone. Il problema è che non capisco dove siano, eccole. No, non ci puoi avere il fantasmino. Dai, però, ma che sfiga c'ho, ragazzi, non è possibile. O ne trovo 8 insieme o trovo qualcuno con la super. Cioè io butto semplicemente pozze. Vabbè ragazzi, proviamo l'ultima partita, perché boh, non so più dove mettere le mani in realtà. Perché il set teoricamente dovrebbe essere buono. Sulla carta, come ho detto, dovrebbe essere buono. Il danno dell'affare sporchi di sé fa male. In più se lo mettiamo alla curativa o amplificativa che sia. Proviamo qua. E alla luna fazione dovrebbe fare ancora più male. Il problema è che o troviamo il mondo, oppure non troviamo nessuno. Eccolo, 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 uno. Solo uno. E vabbè, meglio di niente. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se magari vi viene in mente un modo, che a me non è venuto in mente ovviamente, per migliorare questo set. Perché come ho già detto, sulla carta dovrebbe essere buono, dovrebbe fare parecchio male. Non capisco per quale motivo, però non sia effettivamente quanto buono quanto pensavo. Quindi se magari avete un'idea per migliorarlo, se magari avete un'idea per migliorarlo, per aggiungere qualcosa, non so, un pezzo di armatura statica che mi è sfuggito, una strada particolare per qualche super, ditemi voi, perché appunto sono un po' deluso più che altro. Forse il problema è anche che in un automatico con una cadenza così alta, perché sembra una mitragliatore ma in realtà è un automatico, affari sporchi, considerando, dicevo, un automatico con una cadenza così alta in un meta di cannoni portatili, viene un po' difficile. Appunto, il flinch è parecchio alto e di conseguenza è difficile mettere tutti i colpi in testa, considerando appunto l'alta cadenza. Scompaiono tutti. Tanto non li finisco i colpi, è inutile che rimane là dietro. Guardalo dietro. C'è uno con la spallata dietro. E anche questo è il problema, che dato che stiamo sempre mirati, poi non possiamo vedere il radar. Quindi magari con un radar zuccone che non esiste per lo stregone, che tanto non potremmo mettere perché siamo in una fazione. Dai, da qualche parte dovete uscire. Che poi non sento niente, tra l'altro, mentre faccio sta cosa. Ok, questo l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti. Un altro, un altro, un altro. L'ho visto, c'era. Aveva finito la pozza. È arrivato il magic tipo. Allora, siamo riusciti bene o male in questa azione a fare quello che volevo fare. Ne ho fatto solo uno, però vabbè. Comunque ragazzi, non sparate al cavolo di scudo. Cioè, non vi lamentate dell'ursa prossa se poi gli sparate. Oddio mio, quanto l'ho distrutto. Ecco, questo magari con 4 colpi. Proviamo qua. Ok, uno.
quasi due. Qui c'è il tipo, quindi lo lascerei stare. Ah, quanti colpi di telesto. Va bene, bene o male quello che volevo fare l'ho fatto in questa azione. Ho fatto una semidoppia, diciamo, se quello non si nascondeva. Certo, sicuramente non è un set buono quanto... Posso spawnare davanti al tipo che mi spara, porca miseria. Non è un set, dicevo, buono quanto quello della Sturm, che penso sia il migliore che finora abbiamo mai fatto. Veramente divertentissimo. Va bene, proviamo a fare l'ultima, visto che si sta attivando la super. C'è la super, la pozza. Vediamo quanta gente c'è. Possiamo sparare. Direi che possiamo fare. Ho fatto una cacata. Non si avvicineranno mai alla loro vita. A meno che quello non li lascia stare. Eccone uno. Dai, dai, esci però. Eccolo. No, ho smirato. Ho smirato. Erano in due. Vabbè, c'era il signore del tuono. Però erano in due, porca miseria. Va bene ragazzi, quindi direi che possiamo concludere qui. Il set mi ha un po' deluso, perché sinceramente speravo fosse più forte. Appunto, sulla carta dovrebbe funzionare. Non so quale sia l'elemento che, diciamo, lo rende così scarso, perché è effettivamente scarso. Pur avendo l'aiuto dell'anima d'arco, della cura della pozza, oppure del nominato della pozza, della luna fazione, io non capisco come mai non si riesca ad uccidere velocemente l'avversario. Cioè comunque ci riesce a uccidere sempre prima lui. Il gunfight lo perdiamo sempre. Quindi non so, ditemi magari nei commenti se pensate, se vi è venuto in mente un metodo più efficiente per fare, per seguire questo set. Se magari c'è qualcosa che mi è sfuggito, se pensate che ci sia qualche pezzo d'armatura, qualche abilità che possa aiutare. E detto questo, direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Io sono God.